Eccoli qua, Alessandro Ferrarini e Gualtiero Becchetti, giusto? È giusto, sì. Allora, come raccontatemi innanzitutto cosa perché siete qua stasera? Non solo per vedere l'incontro Bundu Petrucci, immagino. Io invece esattamente per questo, senso che di mestiere, come alcuni sanno, faccio il matchmaker, cioè preparo gli accoppiamenti delle serate pugilistiche, ma non ho lavorato questa serata. Pur non avendoci lavorato, ho pensato di scendere perché mi sembrava una serata da annali della box e si è rivelata assolutamente una serata da annali della box. Il match clou non ha tradito le attese, ma anche gli altri accoppiamenti erano davvero di alto livello. Credo che il pubblico che ha affollato il Palamandela tornerà a casa soddisfatto e sarà pronto a tornare a altri spettacoli pugilistici, almeno così spero. Qual era il punto di forza di questo matchmaking, diciamo, più che di questo incontro? Il fatto che fossero tutti match equilibrati. Molto spesso, per proteggere i record dei propri atleti, gli organizzatori preparano accoppiamenti tipo indiani contro cowboys, dove tutti sappiamo cosa accadrà. Qui non si sapeva, infatti il favorito, il campione d'Italia di pesi gallo, nel sottoclù ha perso, perché era stato messo di fronte ad un avversario di livello comparabile al suo, quindi è chiaro che possono succedere queste cose, ma è quello che il pubblico vuole vedere, match non scontati in partenza. Naturalmente. Invece Gualtiero Becchetti era venuto qui per un interesse specifico oppure per vedere l'incontro in rilassatezza? Per due ragioni, una banale, cioè per vedere ovviamente l'incontro, e l'altra perché avevo intuito, e i fatti mi hanno dimostrato che ero nel giusto, e volevo fare una rimpatriata come ai bei tempi con il grande pubblico, il grande tifo, l'atmosfera dei grandi appuntamenti che non assaporavo ormai da almeno 12-13 anni. E sono stato molto felice di poter vedere come anche il pugilato sia in grado di destare passioni forti, indipendentemente dagli eccessi che ci sono stati, che non fanno parte del nostro mondo. Però questo dimostra come il pugilato abbia ancora tanto a file, abbia ancora tanto da dire, molto di più di quanto non si pensi. Va bene, ma questi eccessi sono stati, diciamo, c'è stato, per chi non lo sapesse, insomma, non l'avesse già saputo vedendo questo nostro servizio, c'è stata una rissa sugli spalti tra tifosi romani e fiorentini, ma insomma è una cosa più da stadio che da box, è una cosa molto inusuale per questo ambiente. Assolutamente inusuale. E perché c'è stata, secondo te? Qual è stata? Ma noi ne parlavamo poco fa, secondo noi sono infiltrati dal mondo del calcio. c'è comunque uno sbocco. Ma è plausibile, no? Ma certo, assolutamente, ma insomma, comunque nulla osta che i tifosi calcistici siano anche tifosi della box. Naturalmente no, io sono un appassionato tifoso interista. Lo vedi? Non mi picchio mai con nessuno. Allora, grazie mille, grazie a Ferrarini. E a Cecchetti, giusto? Becchetti. E ci vedremo. No, l'ultima domanda. Sì. Ma perché? L'ultima domanda a cui potete rispondere insieme. Ma perché questo è stato, a parte il matchmaking, a parte l'organizzazione, a parte, ma perché ha suscitato tanto interesse? Cioè, perché si è tornati a una box di una volta, almeno non solo come incontri, ma anche come pubblico? Qual è stato il segreto della ricetta? Ma penso che dipenda dal fatto che l'incontro è stato preparato bene dal punto di vista mediatico. Era un derby italiano per un titolo d'Europa. Noi italiani ultimamente non è che abbiamo molte soddisfazioni quando ci mettiamo in combattimenti a livello internazionale, stavolta addirittura due italiani. Firenze e Roma, che sono due città notoriamente rivali sotto tanti punti di vista, e quindi c'erano tutte le componenti per far sì che stasera l'atmosfera fosse incandescente. Poi giustamente, come lei ha detto, non è che si sia trattato di checco, di alcunché, insomma è stato più che altro una divagazione folcloristica, ecco, diciamo così. Certo, comunque è bello vedere gli spalti pieni, tanto entusiasmo, questo sì, assolutamente sì. Questo è bello, poi è bello vedere questi incontri così anche sportivamente vissuti, insomma, grandi atleti. Allora, grazie ancora ai nostri due amici, alla a presto, alla prossima.